Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Scarlet Nexus. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Nella nostra prima partita siamo diventati a tutti gli effetti membri dell'FSE e abbiamo ottenuto un po' di oggetti tramite i contenuti scaricabili, però quello diciamo che è una cosa a parte. Nonostante i vestiti siano belli, direi che la maschera danneggiata la togliamo un attimo, perché voglio vederla bene in faccia. Va bene, saliamo di sopra. Arrivo, sorellona. Ok, cutscene animata. Questo è il pupazzone, che tra l'altro in Tales of Arise, a noi ci hanno dato il gufetto, in Tales of Arise gli davano quel pupazzo di là, che sincero non mi piace, preferisco il gufo. Eh già. Ok, che è il discendente, il maschio che avremmo scelto, no? Ok, perché prima quindi non era una cosa così normale, giusto? Tipo te 2 minuti fa. Ah, una maschera intera. Non è che è il tipo che abbiamo visto nel primo flashback? Che è il maschio. So. 興味ないわ。それより、おみくじあったわよ。Vediamo se vinciamo il portachiavi。私大吉だった。海抜群生活もなんとかやっていけるかも。Muori domani。大凶。Ecco appunto。じゃあ、そのおみくじちょうだい。Ma non ci penso neanche。Ma tieniti il tuo。はい。かさねちゃんに。Non lo voglio, tu voglio il mio。いいわよそんなの単なる紙切れじゃない。Esatto。Non cambierà nulla。私はお姉ちゃんのもの。カサネちゃんを悪い運から守ってあげたいの。Ma sono io che ti proteggo tanto。L'abbiamo capita la cosa。In realtà ha detto sorellona, non grazie。どういたしまして。でもこうしていると平和だね。怪が襲ってくる。Già。Se non ci fossero però non avresti lavoro。でも街から外に出ると。怪が徘徊している世界よ。È come Cod Vein alla fine questa parte di storia. Ci sono delle creature che escono dalla parte di città in sostanza. O meglio di civiltà. Tanto sei sicuro gli succede qualcosa di brutto alla bionda. Io penso succederà qualcosa di brutto. Sicuro. Eccoli là. Sicuro se avessimo fatto lui ora incontravamo loro dall'altra parte. Ecco, e ti pareva. E dai, smettila. Ma ecco appunto, tipo lui fa già parte dell'FSE o anche lui era all'addestramento da un'altra parte? Non lo so. Ora succede un casino sicuro. Hai ottenuto il portachiavi Baki. E sicuro non posso salire di qua, vero? Ovviamente no, è tutto chiuso. Va bene, andiamo ad un bar. Sembra un bel posto questo. Ehi, guarda, lo sapevo che sarebbe successo qualche casino. Lo sapevo. Kai? Kai Keho? Kesa no Kai Yoho da to shugeki level wa zero da tte itteta no ni. Ovviamente invece disastro nucleare, sicuro. Cos'è? Un bouquet di fiori. Colpite! Ecco. Ah ma... Ah ok, no, pensavo fossero giganti. Invece stavano cadendo ancora dal cielo.
Scarlet Guardian, schicca! I guardiani scarlatti. È forse la nostra unità? Cioè quella in cui entriamo noi? Ah, il vestito che ho preso è loro! Che figo! I guardiani scarlatti. Septentorion Karen to Fubuki da! Ah, ecco chi è Karen, uno dei due. Eccolo, è lui, ok. Ciao a tutti. Lui mi sa tanto di Akechi, quella faccia lì mi sa tanto di Akechi. E noi abbiamo il loro vestito. Quanto ci fai che alla fine combattiamo anche noi? Elettro, ghiaccio. No, andiamo anche noi, tanto possiamo farlo. Ah, incredibile, ha detto di sì. Strano, eh? Di solito queste parti alla fine inizia a combattere. Non li fanno vedere però i combattimenti? Peccato. Beh, andiamo al bunker allora, dai. Di qua è chiuso. Va bene, seguiamo la strada. Cos'è la telecronaca anche? Ma... Ah, figo! Bello! Bella questa cosa! Sicuramente... No, beh, no. Stavo pensando che sicuramente anche noi potremmo usare tutti i poteri. Secondo me sì, ma non ne sono sicuro. Non ne sono sicuro. Vediamo. Sarà arrivato un estraneo. Ecco, ti pareva. Ma sei scema, vai e salvala. Esatto. Esatto, anche tu, cioè tutto l'allenamento a cosa è servito? Perché? Esatto, cioè è stata un'idea sua. Cioè è stata un'idea sua, mica tua. Minchia che male. Ecco fatto. Distrutti. La signora è salva. Però ho preso un po' di danno. Grazie di avermi salvato. Ovviamente. Certo. E allora facciamoci male noi, dai. Ah, ma posso spostare la telecamera durante i cosi. Durante la battaglia il menu degli oggetti compare sullo schermo, ma compare nel cambiare oggetti giù per usarlo. Ok. Madonna mia. Allora, ti dirò che comunque... Ehi, prendi quell'oggetto. Sono sicuro che mi sarebbe piaciuto usare le spade. Comunque anche i coltelli a questa distanza non sono male. Prendi quell'oggetto, ottimo. Dove dobbiamo andare? Di qua. Aspetti, vengo a salvarla, signore. O signora, non lo so. Cosa avete visto? Ah, è il ragazzo! Kasane-chan, ano futari, saki Smeragirio de mikaketa?
Aiuto! Che succede? Oh! Visioni del futuro? 10 secondi dopo Kai ga. Ano futari yarareru wa ne. Perché lei ha visto nel futuro? Cos'è, una sua abilità unica o è una cosa che abbiamo anche noi? Scusami, hai visto il futuro e non sei andata ad aiutarli? Ma scusami. Però mi piace che le loro storie sono intrecciate. Sicuramente saranno una storia unica, però divise in due parti diverse, sicuramente. Ehi, stavo combattendo io. Minchia, che male. Grazie dell'aiuto. Ti sembra un civile? Kimi. Questo ci ha sognato, sicuro. Ah beh, effettivamente l'aveva detto che lui è più tranquillo nel parlare. Sentiamo. Scusami. Qualcosa di grosso. È il demone capra. Ho indovinato, pensa un po'. Poi calmo, calmo. Queste testate maledette. Schivando gli attacchi nel momento di eseguire una schivata perfetta che ti rende in vulnerabilità temporanea. Sì, grazie, però starei un attimo combattendo. Becca di questo. Ecco fatto, colpo finale. Però mi fa vedere anche la vita dei nostri companion e quella degli avversari. Sì, adesso ne arrivano altri 100, sicuro. Ok, almeno abbiamo un nome. Con Naomi-chan ni tasukerarete na. Kusso. No, tranquillo, sei solo un maschio. Ecco, ed è così che si misura assieme loro due. Non l'avrei mai detto. Davvero? Non so perché tu mi sa che fai la brutta fine. No, forse no, dai. Ciao, sono l'altro protagonista. Ciao. È quella che c'era sui poster, questa. Arashi Spring. No, non siamo guardiani noi. Stanno riprendendo lui perché è discendente. Stanno intervistando lui perché è discendente, sicuro. Beh, in realtà non ha fatto un cazzo, ha fatto tutto lei. Ciao. Sono un bambino. Ah, pensavo avessi trasportato solo noi.
Ha usato il potere del teletrasporto, palesemente. Ciao Luca. Septentorion Kun Lokuto no Luca Torabas-san. Incredibile. Sicuramente collaboreremo anche con lui. Ecco a te. Richiede la connessione per me, permettetela? Certo che la permettiamo. Arigato. Sunao nano wa ii koto desu. Ok, siete tutti cadetti. Aspetta, anticipo. Ci dispiace, però c'era il caso di bisogno di salvare delle persone. Onee-chan, なかなか手厳しいですね。え、重ねらんの訓練。ご所、grazie。各自言いたいことはあるでしょうが、ひとまず海東伐軍本部へ出頭してください。Va bene。マスコミとの接触は避けるように。いいですね。 Sì, signore. 了解しました。あれは。ああ、戦士。Oh, hanno blurrato la faccia. 警備をしていた海抜軍が2名やられました。 視覚検閲されていると思いますが、無理に見ない方がいいですよ。Va bene così。なんでですか？怪異は人間の脳を食べるから。じゃ。ええ。首なし死体を見るのは精神衛生上あまりよろしくないでしょう。Beh, spero che allora il tipo che lo sta portando via stia bene. そうしちゃったよ。テレポートかアポートで運べばいいのに。 遺体安置所までは距離が遠すぎますし、超能力も万能ではありません。Giustamente, se no. ちょうどいいから少し話しておきましょうか。E di cosa vuoi parlare? 1人の超能力者が使える超能力は1種類のみです。ただ、それぞれの超能力には個性と適性があります。Ok, ci sta dando spiegazioni che in teoria dovremmo già sapere, però noi no. 人それぞれだ。それを軍隊として運用するためには デバイスにも頼るし、脳への負荷も減らす必要があります。 Ok, che è il collegamento che abbiamo fatto. ですから、超能力を使わなくてもできることや、優先度の低いものは人の手を使って行うんですよ。 Certo. はい、すみません。では、僕はこれで失礼します。 Beh, ma no, io vorrei sapere altro, scusami. 私たちも怪異に負けたら、あんな風に。 そんなことはさせないよ。同じ567期だろ。一緒に頑張って超能力を磨いていこう。 Ma se non ci siamo mai visti prima. Ok, io ora sono innamorato di questo tipo. お姉ちゃんのことは私が守るわ。Non hai bisogno di questo ragazzo, ti proteggo io. それじゃ、ゆいとさん、なぎさん、失礼します。どうしたの、かさねちゃん。 Non voglio che ti hai delle relazioni. E da cosa l'hai capito? Mi chiedo se ci sia qualcosa intorno alle schermate. Ah, sì, mi piace. Certo. So. じゃあ、あの男がどんな奴か素性を調べておくか。ま、ダイ。それまであまり接触しないように。ナストーカー。え、素性って、ゆいとさん、スメラギ家の人間でしょ？Non vuol dire nulla。ほら、評議会議長の。ああ、評議会議長の息子なのね。ならメイヨンコーラ。え、ダイ。重ねちゃん。いいの。お姉ちゃんは少し抜けているところがあるから。 私に任せて。さあ。で、tanto loro sono ancora lì nel vicolo, magari ci sentono anche。あ、重ねちゃん、待って。髪飾りが曲がってる。あ、vieni qua che te lo sistemo。直してあげるね。これでいいかな。ああ。あ、ありがとう。Che caruccette。こちらこそ、ありがとうね。
Però l'hai fatto tu, quindi lo indosso. Esatto. Certo. Sicuramente si romperà. Sono troppo disastroso io in questo gioco. Però mi aspetto di tutto. Nuovo livello, livello 2. Quando aumenti di livello ottieni punti neurali che puoi spendere e imparare varie abilità nella schermata mappa neurale del menu. Andiamo a vederla subito allora. Non pensavo sarebbe arrivato mai il giorno, ma ora siamo ufficialmente membri dell'FSE. L'addestramento è stato durissimo e credevo davvero di non superare l'esame finale. Se non fosse stato per te, Kazan, avrei rinunciato molto tempo fa. Grazie per il tuo incoraggiamento, forza, cerchiamo di fare sempre del nostro meglio. Sapevo che gli estranei si cibavano di cervelli umani, ma vederlo dal vivo è un'altra cosa. Preghiamo per quelli che non ci sono più. Non ci avevo mai pensato più di tanto, dato che il governo a decidere cosa ci è permesso vedere. Se avessi visto quei corpi con i miei occhi, credo che avrei... No, devo smettere di parlare così, devo cercare di stare calma. Giustamente, perché non sai mai cosa può succedere. Magari un giorno lo vedrai, che ne sai. Certo, nato il 1° gennaio, guarda caso. La mappa neurale mostra lo stato di avanzamento delle tue abilità che puoi imparare spendendo i PN. Le abilità sono suddivise in categorie. Alcuni set di abilità sono disposti su personaggi singoli, mentre altri si espandono nelle categorie adiacenti. Potenziamento, espansione e supporto. Ah, forse intende che si uniscono, nel senso questa va ad unirsi a questa qua, tipo qualcosa del genere. Doppio salto, direi di puntare già subito a questa. Non si sa mai che possa essere utile. Avete fatto un ottimo lavoro oggi, non so cosa sarebbe successo se non fosse stato per voi due, grazie davvero. Yuito, grazie per i messaggi, è stata piuttosto dura, eh. Sai come si dice? Non è cerco baleno senza pioggia, senza altro domani andrà meglio. Ben detto, Nomi, grazie mille per oggi, la prossima volta sarò io a proteggerti. È palese che a Stonagi piace nostra sorella, palese. E rieccoci alla base. Ma andate via, non vogliamo parlare con voi. Grazie, lo sappiamo. Ovviamente no. Randoru 重工の CEO であるお父様は訓練生になられたことをどうお考えなのでしょうか? Non abbiamo nulla da dire. Giusto così, meglio il silenzio stampa a questo punto. Ci guardano tutti malissimo. Questo ci guarda anche peggio. Sore ga nani? Kasane-chan, sonna kenka-goshi ja. Oi oi, Shiden. Sonna koe no kakekata ja tomodachi ga. Ora direi il nome. Seto-san? Ecco appunto. Boku wa betsu ni. Ah, warui. Saki ni kocchi o sumasenakya naranai nda. Voi due, con me. Kasane Randoru kunrensei narabi ni Naomi Randoru kunrensei da na. Sì, siamo noi. Ore wa Daini Rentai 08 shoutai no Seto Narukami da. Capitano Seto Narukami. Septentorion kun 7 tou no Seto Narukami Tai desu ka? Esatto, sono io. Oh, shitteta no ka? Ma sonna fuu ni mo yobareteru na. Piacere di conoscervi. Sore yori 2 tomo Sumenagi Honbuchou ga oyobi da zo. Shikyu Honbuchou hitsu e mukatte kure. Sì, signore. Sumenagi Honbuchou. Yui to Sumenagi to kankei ga aru no? Onee-chan. Onii-sama yo. Sou ga. Yui to Sumenagi to isshu ni tatakatta ndatta na. Yui to to chigatte Honbuchou wa kibishii kata da zo. Ok, ci becchiamo il nostro primo cazzietone, fantastico. Kunnensei ga katte ni shitsugeki suru na tte kogoto da rou ga. Shikarareru no mo shigoto no uchi da. Ganbare yo. Speriamo. Ore wa yoku yatta to omotteru kedo na. Ah, grazie. Wow, un mezzo sorriso. Un intro! Intro animata, bello! Quel messaggio qua a modalità fotografica però mi urta. Mi urta un sacco. Ok.
E questo è lui. I coltelli sono i nostri. Stiamo vedendo un po' tutte le armi dei nostri eventuali companion. Lui c'ha un bastone, lei c'ha le balestre, lui c'ha i pugni nelle mani, lei c'ha una motosega. Sai che tutti i giochi della Bandai hanno ste intro animate iper fighe? Madonna mia. Ok. Perché stiamo combattendo noi due? Ok, a caso totalmente, ci sta. Quella è una casa. Cioè, allora, è palese che le nostre storie sono collegate. Però mi chiedo chi dei due sia il vero protagonista. Cioè, nel senso, sono tutte e due coprotagonisti palese. Ma mi chiedo chi dei due sia il più protagonista. Modalità fotografica. Se si può togliere sto messaggio dalle palle, guarda, lo tolgo volentieri. Guardiano Scarlatto. Maitoshikore, shinnyu tanin shoukai no jikan yo. Kasane, Naomi, jikoshoukai shite chōdai. Kasane Randol. Chōnōryoku wa nenriki. Piacere di conoscervi. Sore de oshimai nano? Kasanettara angai shai. Non sono timida. Sore ja tsugi onegai ne. Hai. Watashi wa Naomi Randol desu. Kasane to wa shimai de chōnōryoku wa mirai yochi desu. Precognizione. Ok. Ah, ok, era il suo potere allora. Mijuku mono desu ga yoroshiku onegai shimasu. Ok. Naomi, tottemo ii aisatsu datta wa. Kono Randol shimai ga konki no shinnyu tanin yo. Kasane wa shuseki. Naomi mo 5 banme no seiseki de kunren katei wo sotsugyou shita itsudai nano. Non male. To wa ie, mada mada aruki hashimeta bakari no Kyoko-san da kara, senpai ni naru minna mo shidou wo yoroshiku ne. Quindi nella classe abbiamo quello col bastone, quello coi pugni e questa qua viola che mi ricorda una animazione su YouTube che non vorrei dire. Ok, elettrico. Tanto lo diventeremo e lo sappiamo benissimo. Lo sappiamo benissimo che diventeremo amici, lo sai anche tu. No. Gemma wa Shiden no koto wo shitteiru wa yo ne? Chi è Gemma dei due? Kodama Shotai to wa oriai ga warukatta mitai da kedo, hontou wa ganbariya-san nano. Nakayoku shite agete ne? Baka ni suru na! Ribellione adolescenziale. Shiden mo saisho wa kinchou suru to omou kedo, minna to nakayoku ne? Kyoukatai wa kazoku nano. Guarda, sono sicuro che tu sarai una fonte di lewd palese. Duplicazione. Tu sei fonte sicuro di... Non voglio dire cosa, perché... Perché non si può. Meglio di no. Primo reggimento. Ti dirò che questo modo di fare animazione comunque non mi dispiace. Però mi sarebbe piaciuto molto di più che fosse tutto animato assieme. Gemma, ok, è lui Gemma. Ah, beh. Ok. Questo gli tira un pugno sicuro. No. Sumimasen. Saigo wa watashi desu ne.
私はハルカ・フレイザー Non lo so perché, ma io e te diventeremo amiche sicuro. Ti voglio subito nella mia squadra. 超能力は精神感能 Telepatia. Telepatia です。3人ともよろしくね。はい。以上で自己紹介はおしまい。これから早速実地訓練任務を行うわね。Facciamo a botte, forza. 今回はツーマンセルで行きましょう。カサネとシデン、ゲンマとナオミでサスをつないで、私は隊長としてみんなのサポートに回ります。Ma scusa, siamo in siete in cinque, fate due a due. 1時間後にミズアガワに集合してちょうだい。ミズアガワ。解散。おいカサネ、僕がこの班のリーダーでいいな。Fai quello che vuoi. 心配だわ。何？僕の能力を疑うのか？No。何？何を唱ってるの？何をって。悪いけど、私組分けを変えてもらうわ。何？新入隊員のくせに僕をバカにするのか？Perché sei un coglioncello arrogante。あなたバカ。の。カサネちゃん、同じ隊員の人とは仲良くしないと。シデンさん、ごめんなさい。どうしてお姉ちゃんが謝るの？それより、お姉ちゃんと離れるのは心配だわ。私、体調に関わって。No, non puoi. Devi imparare a lavorare da sola. 私はこれでも中隊長を兼任しているのよ。あなたより力は上だから、安心してちょうだい。それに、成績を見れば、ナオミだって立派に戦えるわ。お姉さんを信じてあげないと。Hai ragione, comandante. 隊長。うん、いい子いい子。じゃあシデンと仲良くね。ナオミ、行きましょう。はい。じゃあサスをつなぎましょう。私がリーダーでいいわね。コジ、スビト。何？耳が悪いの？そうじゃない。ならいいわ。行きましょうか。ついてきてちょうだい。水葉川に向かうわよ。Questo qua, madonna mia, ha capito nulla di noi proprio, zero. Kasane, ciotto matte. Sentiamo lei cosa vuole. Haruka, datta kashira. Esatto. Yoroshiku. Kasane ni, bias no koto de dentatsu ga aru no. Renraku misu ga atta mitai de gomen ne. Del bias? Bias? Esatto. Ima kaibatsu gun de kaihatsu chuu no, chou nouryoku no hatarakki o yori takameru tame no dainou hojo sistemu no namae yo. Bene.毎年被験者が選ばれてシステム活用時の実践データが収集されるんだけど、casualmente、giustamente、dai。Vabbè, siamo la prima della classe, ci sta。効果の出方が不安定だし、副作用もはっきりしない段階なんだけど。つまり実験台になれってことね。それで。accettare senza dire nulla。さすが主席、飲み込みが早いわね。まあ。命令だからどの道拒否権はないんだけど。Obviamente。とりあえず起動してみて。他のシステムと一緒にインストールは終わってると思うから。Vediamo questo potenziamento allora。これでいいのかしら。特に変わった感じはしないけれど。ねえ、io invece credo di sì。システムが脳に作用して、重ねの能力の流れをビジョンで可視化しているらしいわよ。超能力って結局はイメージの力でしょ。常に流れを意識することで力が研ぎ澄まされるんだ。Secondo me arriveremo a un punto proprio in cui saremo potentissimi, proprio che il cervello boom 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 ci esplode. 残念ながらあの激痛は減らしてくれないけど。大体わかったわ。常に起動していればいいのね。あとこれは噂なんだけど知っておいた方がいいと思う。Sentiamo questa voce allora?バイアスが原因で脳が暴走状態になったとか、精神が不安定になったとか。あ、tranquilli。あのうちポテンシエラーイバスタ、シクロ。重ねも無理はしちゃダメよ。もしも何かおかしい。Mi chiedo se effettivamente dovremmo dirle qualcosa o è solo una cosa di storia。報告するわ。Cioè se tipo noi effettivamente iniziamo ad avere dei effetti collaterali ma siamo più potenti, oppure se glielo diciamo subito e ci disattiva la cosa。本当に効果はあるのかしら。まあ考えても仕方ないことね。さてと、集合場所は水葉川だったわね。
Ovvero appena avremo finito di prepararci. Adesso stiamo camminando col nostro nuovo compagno. Distretto di sviluppo urbano Mizuhagawa, è stato aggiunto alla mappa del mondo. Puoi aprire la mappa del mondo, spostarti in un luogo diverso, non puoi viaggiare durante una battaglia, potresti non avere accesso ad alcune zone in base ai progressi della storia. Mi chiedo se ci posso arrivare comunque a piedi o mi devo teletrasportare per forza. Forse posso arrivarci a piedi arrivando da qua. Non vedo l'ora di lavorare con te. La situazione di certo non mi entusiasma, ma non posso oppormi agli ordini. Immagino che mi toccherà fare squadra con voi. State a sentire, le reclute devono comportarsi da reclute, con umiltà, intesi? Come unirsi all'FSE? Questa è un'ottima occasione per rivedere alcune cose. Probabilmente sapete già che esistono diversi modi per entrare nell'FSE. Sostanzialmente sono due: entrate come volontari o venite selezionati. È possibile entrare a far parte dell'FSE come volontari fino ai 16 anni d'età. Se invece nella visita medica nazionale si totalizza un certo punteggio dalla parte relativa ai poteri, si viene selezionati. In questo caso, in teoria, per restare servizio è obbligatorio. Ah, quindi magari gente che ha ottimi poteri, ma non vuole comunque, come si dice, arruolarsi finge di avere dei poteri deboli. Ho anche sentito dire che alcuni vengono selezionati in età adulta. Proprio così, esatto. E non conta se sono stati selezionati, sono entrati da volontari. Ognuno di loro può vantare poteri incredibili. Allora, non ci sarà mica qualcuno di voi convinto che i soldati selezionati siano in qualche modo superiori, vero Shiden? Chiedo scusa. Bravo Shiden, cerca di non dimenticarlo d'ora in avanti. Brava donna. Digli qual è il suo posto. E non ho risposto a questa mail, non lo sapevo, scusa, non mi era uscita la cosa a me. Sarò io a difendere Naomi, non c'è bisogno che te ne occupi. Sei piuttosto esile, ti suggerisco di fare... Non vedo, più allenamento. Non è una citazione da Baki, non cerco baleno senza pioggia. Aspetta, no, anche a te piace Baki, io lo adoro. Yuito, sei anche tu un fan di Baki, che bello. Sì, a volte dice cose davvero brillanti, non trovi? Dove c'è un sorriso nasce la felicità, non è soltanto adorabile. Baki ci ispira e ci dà forza, è davvero fantastico. Per caso sono l'ultima ruota del carro o cosa? Oh no, ma devo rispondergli davvero, poverino. Allora anche te piace Baki, Yuito, non c'è di male, non lo dimenticherò. Ok, non ci risponde nessuno. Va bene, andiamo a salvare. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.